Insomma, quali sono le regole del piatto sano, giusto e con gusto? Giusto e con gusto, ti divertirai. La ricetta deve corrispondere a un pasto completo. Può trattarsi di un piatto unico o di un menù che contenga tutti i nutrienti. Cereali, verdura, proteine, fonti di grassi buoni e frutta. Come dessert o all'interno di un piatto. Ma allora, come lo cuciniamo questo piatto? Il piatto, Claudia, deve avere determinati requisiti. Prima di tutto, viva la fantasia. Sai cosa vuol dire? No. Che il piatto deve essere buono da mangiare, ma anche bello da vedere. Il secondo requisito sai qual è? No. Prova assaggio superata. Cioè, solo se il contenuto è stato assaggiato da un bambino e il bambino e i suoi amici dicono che il contenuto è buono, solo a quel punto la ricetta può partecipare al concorso. Sei d'accordo? Sì. Eh sì, solo se è approvato e ci dite che è buono può partecipare, altrimenti che consiglio sarebbe? Il terzo requisito sai qual è? No. Gioco di squadra. Sai che a volte un piatto piace solo a qualcuno e non piace a qualcun altro. E nella tua famiglia a tutti piacciono le stesse cose? No. Beh, allora, a me piacciono le carote, ma mia sorella... Non tanto. E no. Dopo la mamma è costretta a fare un piatto per te e un piatto per tua sorella. Invece, la ricetta che partecipa al concorso deve piacere a un gruppo di bambini o a tutta la famiglia. Il quarto requisito è quello della cucina insieme, perché questo piatto deve essere cucinato insieme a mamma, papà, la maestra, a un gruppo di amici. Così sarà un momento ancora più divertente. E il quinto requisito sai qual è? No. Questo piatto deve essere ecosostenibile e antispreco. Deve seguire questi criteri. E sai perché? No. Perché così fa bene alla salute nostra, ma anche a quella dell'ambiente. Sano, giusto e con gusto ti divertirai. Prima di tutto raccogliamo gli ingredienti. Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No. Bovino della Gallura? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Parolo delle Langhe? No. Aleatico dell'Elba? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Buon appetito! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Thank you.
fateci fare, guardate le pagine social di Sano Giusto e Con Gusto. Non mancate, vi aspettiamo. Ciao. Non mancate, ci sarà la premiazione del piatto sano e tanti personaggi fantastici insieme a Tiago e Mattia. Noi ci saremo. Non mancate, ciao! Benissimo, allora Gabriele, vogliamo fare un saluto a tutti i bambini del progetto Sano, Giusto e Con Gusto? Sì. Ciao! E come fa la canzoncina? Sano, giusto e con gusto! Ciao, saluta! Ciao! Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alla finale di Sano, Giusto e Con Gusto. Vi aspettiamo venerdì alla finale di Sano, Giusto e Con Gusto. Ciao, vi aspettiamo tanti. Ti aspettiamo all'evento finale di Sano, Giusto e Con Gusto. Ciao! Ciao! Ci aspettiamo venerdì della finale di Sano, Giusto e Con Gusto. Ciao! 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 Amici, non mancate all'evento finale del progetto Sano, Giusto e Con Gusto. Il 29 maggio alle ore 10. Collegatevi andando sul sito www.sanogiustocongusto.it. Ciao! Ciao! Vi aspettiamo al super campionato! Qualche anno fa, in una bella e ricca cittadina, viveva Elena, una bella bambina molto intelligente. Purtroppo però, sorrideva pochissime volte e anche i suoi occhi sembravano sempre tristi. Il suo viso era spesso pallido e si sentiva sempre stanca e annoiata. Tanto che non aveva mai voglia di andare fuori a giocare, ma preferiva stare a casa davanti al televisore per guardare il suo cartone preferito. La mattina, poi, era sempre un po' imbronciata. «Elena, ti ho preparato il latte», diceva la mamma. «No, mamma, il latte, no! Voglio la merendina con la cioccolata», rispondeva la bambina. A pranzo, poi, era tutta una battaglia. «Le verdure non le mangio! La frutta mi fa schifo! La carne non la voglio! Puzza!» I suoi genitori erano un po' preoccupati per questa situazione. Allora, una mattina, il babbo con voce ferma disse: «Abbiamo preso una decisione. Quest'estate andremo in vacanza da zio Giuseppe in campagna». «No, dallo zio no, c'è sempre tanta puzza di cacca e poi la sua televisione è vecchia». Ma il 1° di luglio tutta la famiglia partì per la campagna. Il primo giorno Elena non rivolse la parola a nessuno e non mangiò niente. Il secondo però cominciò ad avere fame. «Vai con tua cugina a fare colazione», le disse la zia. La bambina allora seguì la cuginetta fino alla stalla. Viola cominciò a mungere la mucca e le riempì una bella tazza di latte fumante e profumato. Elena lo beve in un sol sorso. Non aveva mai assaggiato niente di così buono. Tutta la mattina le due bambine giocarono all'aperto e Elena non pensò mai ai suoi cartoni animati preferiti. A pranzo sentiva il suo stomaco brontolare per la fame e quando si sedettero finalmente a tavola non credeva ai suoi occhi. Davanti a sé c'era un piatto profumatissimo e coloratissimo. Era tutto buonissimo. Elena chiuse gli occhi e si immaginò gli involtini di carne ballare la danza hawaiana con il loro gonnellino verde e rosso su un bel tappeto arancione. Era proprio contenta, ma soprattutto era sazia. Aveva mangiato benissimo e si sentiva forte come non mai. Passarono i giorni ed Elena scoprì tanti nuovi odori e sapori. Ogni volta a tavola era una festa. Chiudeva gli occhi e sembrava che le uova alla coque diventassero dei dolci pulcini in fila, i verdi pisellini dei piccoli trenini in corsa e tutta la frutta sembrava danzare davanti a lei formando delle girandole colorate. Non si sentiva più stanca, anzi aveva sempre voglia di correre e saltare. Si arrampicava continuamente sugli alberi per raccogliere le ciliegie e mangiarle. Aiutava gli zii a raccogliere tutte le verdure dell'orto. Finalmente faceva veramente una vita sana e capì quanto fosse bello e salutare mangiare verdura, frutta e perfino la carne, che lei odiava tanto. La vacanza purtroppo finì presto e tutta la famiglia tornò a casa. Elena però fece tesoro di tutte quelle meravigliose esperienze vissute, i sapori, gli odori, le sensazioni provate e scoperte in campagna. Il nostro corpo per crescere ha bisogno di tutti gli alimenti che la natura ci offre. È un miracolo che si rinnova ogni giorno, quando ci nutriamo. Ecco perché dobbiamo averne cura e rispetto.
con gusto ti divertirai insieme a noi. Ogni giorno tante idee per stare in forma e crescere bene. Sano, giusto e con gusto, segui il ritmo, sei nel posto giusto. Tutti, tutti insieme muoviamo il nostro corpo, seguendo il cantaballo a più non posso. Guarda com'è bello fare un giro tondo, tenersi per mano.